Buonasera amici di 100% Cinema, terza giornata del nostro programma dal Festival di Cannes, una giornata segnata da quello che è l'abitué numero uno della Croisette. Stiamo parlando ovviamente di Ken Loach. E invece questo weekend su cosa punta il cinema in Italia? Beh, sull'action e la commedia. Vi facciamo vedere adesso in 10 secondi per film quali sono i titoli che vi aspettano questo weekend. John Wick 3 Parabellum. Keanu Reeves torna a vestire i panni dello spietato killer John Wick nel terzo capitolo della saga, per cinefili in cerca di vendetta. È bello vederti. Attenti a quelle due. La truffa perfetta è tutta da ridere con Anne Hathaway e Rebel Wilson, due truffatrici di diversa estrazione sociale. Per chi vuole ridere con il girl power. Per me è un sì. E vai! Dolori Gloria. Pedro Almodóvar dirige Antonio Banderas e Penelope Cruz in un viaggio tra i ricordi di un regista sul viale del tramonto. Per chi aspettava Almodóvar da 3 anni. Movimento, l'ira di Achille. L'ascesa al potere di un aspirante politico in una divertente commedia parodistica sul nostro paese. Per chi vive di satira politica. Facciamoli sognare, sti italiani. Quando eravamo fratelli, la difficile infanzia di 3 fratelli alle prese con un padre violento è al centro dell'intenso dramma di Jeremiah Zagar, per chi ama le tinte forti. Unfriended, Dark Web. Steven Susco racconta i misteri e le insidie del Dark Web nel seguito dell'horror Unfriended, per chi è attratto dal lato oscuro della tecnologia. Io vi do a questo punto appuntamento per una nuova puntata di 100% Cinema da Cannes lunedì sera alle 21 su Sky Cinema 1 e Sky Cinema 2. Buona serata.